Aspetta che io sto qui un attimo una cosa, metto il microfono bene, tanto avvio la registrazione, tu fai quello che devi fa. Poi dopo faccio l'intro. Sì, mo faccio l'intro poi, aspetta Mi che avvio da metto il cronometro. vabbè, anche per Ok, ho fatto tutto. Allora io mo faccio l'intro, eh. O devi fare qualcosa prima. Sì, vai, vai. No, Sicuro? no, no. Vabbè. Adesso ti devi buttare sotto, devi fare qualche stronzata, di andare a cagare, di andare a pisciare, No, ancora no, boh. ancora no. Ah, vabbè. E zitto tu! Clap, ti parlo dopo. Vabbè, comunque, allora. 3, 2, 1. Salve a tutti ragazzi, bentornati al vostro Jack 96 che merita. Questa volta ci troviamo su Borderlands 2 in compagnia di XX Rebat XX. Bella a tutti ragazzi, ci siamo ritrovati in questa serie, però sono un po' di giorni che, Un po' di un po' di giorni? giorni, Sei sicuro? un paio di settimane Un paio di che settimane, sei siamo sicuro? inattivi su questa serie, sì, sono sicuro ragazzi, sono sicuro. E quindi ora registriamo tanto perché per un periodo di tempo uguale a un mese questa serie sarà inattiva Sì. un'altra volta. Perché per problemi cazzi vari, cazzate vari. E ci Quindi ora scusiamo anche che è registriamo un mancata, casino insomma. e sì, ci scusiamo soprattutto e vaffanculo. Proseguiamo. E proseguiamo e vi volevamo anche dire praticamente che. Sì. Ok. Ok. E praticamente volevamo dire che noi ci chiamiamo Evil e Jack, ok, va bene, però noi siamo troppo abituati a chiamarci per nome, quindi da oggi e poi sti gran cazzi e Jack ed Evil. Io chiamerò Evil Silvio, lui chiamerà me Andrea, sti gran cazzi. Esatto. Si cancazzi del nickname e cazzi vai, vabbè, perché noi tipo siamo abituati, sono 2 anni che ci stiamo nerdando sui giochi, sempre Andrea Oramai e sono 3 anni, Silvio, quindi. quindi sì, infatti volete più, no? Quindi Ci diventiamo vecchi, ecco. diventiamo vecchi, E sì. Sono comunque, anche 14 se stiamo anni. registrando adesso, noi due avevamo in mente di fare praticamente un cazzeggio per ringraziamento di 100 iscritti, poi adesso siamo arrivati a 110, oggi nuovo 110. Esattamente, cioè cresciamo come i peni dei negri, attenzione. Quindi intanto facciamo il Ok. ringraziamento su questo video, poi dopo faremo un bel video per ringraziamento, insomma. Esatto, dopo faremo un bel video appropriato con i controcoglioni. Contro cazzi, contro tutto proprio. E adesso andiamo, Esatto. sti gran cazzi. E E adesso proviamo, dai. adesso non sentirete la vita. 3, 2, 1. Yeah. Ehi, va bene. Ok, eccoci qua. Ok. Andiamo. Ok. Intanto lo vediamo. È esploso il ponte. Lì sopra passa gente. Aspetta, sto Sta fuori ricaricando quello. Ok, ho fatto fuori tu. Andare è un posto violento e pericoloso. Sanctuary lo è un po' meno. Ti servirà un'auto per raggiungere il cancello della Ok, città. allora adesso proseguiamo, cerchiamo di andare a prendere sta cavolo di auto. E così andiamo a Sanctuary. Esatto. Sarebbe la principale cosa di più. Sì, la città principale. Aia, Che mortacci già tu. qua inizia a venire gente potenziata prima. Sì, vabbè, siamo di livello 8, quindi. Va bene, livello 8 e questo non è buono niente. Oh, ah sì, senti, vedi un po' se questo qua ti serve. Fa vedere un po', va. Cioè, Aspetta. tipo, la cosa bella di sta serie è che ci fa vedere pure tipo come il metodo di gioco nostro. Sì, infatti. Tipo. Ma questo è un po' meglio. Dai. Era quello mio Partiamo. vecchio. Ah, buono, dai. Ok, possiamo andare. Proseguiamo, che bella questa testolina, mamma mia, quanto sei carina. Colui che questo Piano! Utente non Almeno la poteva parlare. No, mi sto ricattando. Dannazione. Accidenti. Questi Catcher Raid sono controllati da un uomo di nome Scooter. Magari gli manca qualche cromosoma, ma è un genio quando si tratta di veicoli. Ha bloccato questa stazione per impedirne l'uso ai banditi, ma ho rilevato un robot Hyperion disattivo nell'accampamento Bloodshot.
Se riesci a collegare l'adattatore di interfaccia al Catcher Hide, posso forzarlo e procurarti un mezzo. Ma oh, quasi! Quanto tu sto? Fallo tu, no? Sei forte, poca onda sta arrivando. Comunque ragazzi, Scooter praticamente è un personaggio di Borderlands 1. Si conosce a Borderlands 1. E quando faremo Borderlands 1, ma non lo so se lo faremo, ve l'ho detto, deciderete voi a fine serie. Sì, sì, vabbè, poi dopo lo scoprite lì dove, chi è, come si chiama, insomma. Ma spero che mi sentite, ma con sto casino non lo so. Arrivo. Ok, ok, vado pure. Arrivo. Mi salvato il culo. La cosa brutta di sta in poco è che si dice potente. Sì. Vabbè, però non è tanto brutta, è anche giusta. Vabbè, è giusta, però. Se dà un po' di più di sotto. Ma non sa che ti va a fare un po' di. Volevo andare a prendere quel fregno, però mi è arrivato un coso, mi è arrivato il kamikaze. Io pure sto a terra. Quelli là poi dopo si nascondono tutti. Aspetta che mi affronte lì. E fermate. Ripagherò. Sì, guarda il fantasmino dell'esilio che fa giro giro tondo. Vabbè. Io sono così avanzato che devo stare fermo e la gente fa la cosa. E poi morì, che cazzo. La pistola non mi piace. Cioè è potente, per carità. Si colpisco però. Ma manda più a quel fregno, va. Ok, vada, vada, vada. Ok. Collega l'adattatore al Catcher Hide e ti farò avere un'auto gratis. Questa le dice con una voce così soft. Così sexy. Shit te. È proprio. Corriamo, 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 metti il fotogno. Aspettami, no? Cambio di fase. No, mi dici, scusami, non mangiare le patatine. Non è colpa mia se vado in giro a cercare la roba che ci serve, munizione, roba del genere. Ma che ci serve? Ah, installare quello che mi chiede. Non me ne fotte, io lo aiuto a gratis. Non me ne fotte, non me ne fotte. Se ne devi fotte perché non me ne fotte. Ok, allora in sto gioco colui che guida sono sempre io e Silvio. Sì, sarà perché io. A me non mi va male. Ora visto che guido io la macchina, ma scelgo io. Fa tutto lui, io sto qua. Sì, tu ti devi grattare le palle. Esatto. Ah. Ecco. Ecco, così e così. Prego, venghi. Grazie per aver usato il Catcher Hide. E si guida, signori! Oh cazzo! Attendo il fatto a prima botta, non sta registrando. Lo sai che l'ho fatto apposta, è che so che devo usare il turbo. Dicono tutti i sì, sì, lo so. Io so Spider-Man, Spider-Man mi fa una pippa. Che guarda le volte in video voi banditi siete così liberi da pesi come di e vabbè, 360, trick shot tutto. Dai che ce la faccio? No! Quasi dimenticavo la mo, allora, oh, sempre guidato con la mano di Dio mo deve sta. Mamma, ma che mi fa? Lo sai che lo sto fame e fatte sclerà? Ah, da specificare che lui si diverte quando vede la gente sclerà, ma comunque non è morto. Mo' è morto. Aspetta, cala. Calamo, va. E cala. Non entrerai mai a Sanctuary, dannato Bloodshot Zucchia Skeg. Aspetta. Sei un cacciatore della cripta. Un secondo, Roland voleva parlarti. Okay. Ti mando un eco. E mori. La persona di cui si parla tanto alla radio. Mi chiamo Roland. Anch'io ero un cacciatore. Ecco il personaggio che sarebbe di sempre di Borderlands 1. Sì. E noi ovviamente non fanno due perché sono potenti. Per ora mi serve il tuo aiuto.
Perché si sente meglio più che siamo potenti. E che palle, io salgo, lui scende. No, dove lo frega. Comunque ho guidato male perché mandava, da precisare. Madonna, Ah, vabbè, c'è ragione, guarda, guido male, c'è ragione. Vabbè. Scendo io, non c'è bisogno che scendi tu. Ok. Ho preso il nucleo energetico del Bloodshot. Ho fatto saltare il ponte. Ma hanno colpito. Li seminerò ai Marrowfields. Magarena. C'è troppa carne al fuoco. Trovalo, soldato. Dai, andiamo, va. Intanto c'è una mandia dietro. Niente, ma abbiamo una Madonna dietro. Lo so. Fammi fuori che so punti. Dio. È arrivato il papà. Il papà, la mamma, la suocera, la zia, tutti. La suocera, la nonna. Le zie, le zie in cariola, tutti. Ha lasciato pure l'arma della Jacobs, buona. Però non l'ho ancora presa. Arrivo avanti, cioè, lei rimanga lì. Arrivo, un attimo, arrivo. Sono troppi. Se qualcuno riesce a sentirmi, ho bisogno d'aiuto. Sei carne da Skag. Ecco, ok, andiamo a prendere il cadavere di suo braccio. Vabbè, qualche cadavere è vivo, dai. Io mi faccio fuori i nemici prima che arriva da te. Bello, qua c'è. Ma io non me lo ricordavo lo scontraio duro qua. Davvero? Questo qua c'è stato. No, no, invece c'era. Guarda questi punti che ci stanno a regalarti, Oh, Andrei, non mi dite niente. Io stavo uccidendo i Skeg. Scusa, sei Skeg, i Bunimong. Però ammazzato. I Skeg sono i cani, mi sono sbagliato. Niente. Io sono quasi seduto di livello. Sei me buono, non ho avuto a che. Caporale! Un cacciatore della cripta. Non pensavo di mangiare. Esisti! Uno di quegli psycho è scappato con un nucleo energetico. Resisti. Senza Sanctuary sarà in difesa. Ti salto sopra, resisti. Riporta quel nucleo Sanctuary. Io mi faccio un pisolino. Svegliami quando non sarò più sopra. Scusa, come faccio a svegliarti se non sei più su Pandora? Andrea non capisce. Non lo so, sto scherzando. Riporta quel nucleo energetico. È una battuta. Vieni con me se vuole armi. Sì, ma qui sopra stanno delle armi. Guarda com'è che se si saliva. Ah, ok, da qua. Io mi vendo le armi. Allora, mita da 19 fa schifo, usi la pompa di merda, no, fanno tutte schifo. Io me lo faccio. Guarda, te le faccio vedere, ma tanto fanno schifo. Fidate. No, non ti preoccupare. Se mi fanno schifo sicuramente anche a te. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo andare a prendere sto cazzo di nucleo che l'hanno rubato questi stronzi dei banditi. E c'è anche la cosa opzionale da uccidere 20 blocchi. L'ho colpito, non è morto quel coso.
qua pure è un po' più per sta zona, però si può fare. Sì, sì, dai. Vabbè, non è neanche tanto odiosa, dai, perché piano piano non si fa tutto. Vabbè, io metto abituati i livelli alti. Ecco, già l'ho trovato, chi è? Primo che uccido. Beh, almeno oggi c'è che non distruggerà sempre. Non mi lasciamo voler secondare, però. Sì, sì, ho voglia. Arrivo. Sono morto. Morti. Lì ce ne sta uno con poca vita. La gente scappa. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Aspetta, sono arrivato. Vieni duro, ci sono. Fatto. Che cazzo, devo ricaricare pure quest'altra arma. Queste armi sono potenti ma sono lente nella ricarica. E che porco Giuda! Doppia! Doppia bitch! Aiuto! Il tuo socio davanti non mi fa sparare! Ok. Ma forse uno che lancia deve lanciare le granate, vedi? È una collusione. Ecco. Almeno sto botto non ha fatto la doppia, dai. Ci manca vero? Sì, vabbè, mo tanto spawneranno se andiamo più sola. Me lo ricordo. Ma guarda, è così che non spawnerarono più. Spawnerarono. Beh, spawnerarono è che italiano e Andrea è una cosa. Italiano corre giù. Dove sta sto stronzo? Ecco. Beh, comunque è normale che quando registi diventi analfabeto da una botta. Poi io trovo le armi e io me le scippo tutte. Fa schifo. Okay. Sono sicuro che Arissa avrebbe fatto piacere sapere come hai spazzato via quei blocchi. Non lo so se a te ste armi te so comode, mo te le faccio vedere, ma non lo so. Ma io già me ne sono andato, però lei felice. E io uccido tutti. Hai preso qualche arma? Sì, due fucili a pompa che a me fanno schifo, non so te però. Vabbè. Aspetta. Aspetta. No! Era mio! Continua a sparare! Ehi! Col cuoricino, cioè lui mi rianima col cuoricino! Lo vedrai nel video. Tanto domani lo carico. Sì, hai visto. Vabbè, perché stiamo andando tutti insieme. Allora. Un momento, pure un pochetto la torretta, va. Comunque tieni, sì, guarda, ti faccio vedere se ti interessano. Tipo che guarda con attenzione le armi. Tutte merde. Tutte merde? Mio. Ok. Adesso dobbiamo tornare indietro e portare sto cavolo di coso per lo scudo al tenente Davis. Io mi dispiace, ma il taglio non lo faccio, andiamo tutti quanti insieme. Noi siamo bastardi, facciamo vedere come si cammina. Guarda, sì, facciamo vedere Silvio che corre, guardate come corre, guardate come sculetta. Ok, un'arma? Sì. Guarda, mamma mia, le tecniche ninja del suo sosia, mamma mia.
Allora io già mi metto sulla torretta perché, come abbiamo specificato, io non guido mai. È bravo. Lui non c'ha la patente. E zitto, zitto. Non è come Bolton anzi non me ne volavo. Lo so, mi ricordo che volavi in una maniera epica. Ma che guido bene, guarda, sei con la strada. A me me ne fotte, basta che arrivi. Messaggio per Sanctuary. O comunque sei una sorpresa, ma c'hai il tuo personaggio, c'ha una voce da croce. Lo so. Pandora, come lo conosco. Per questo io mi piace più Gunziger. Ha fatto il suo tempo. Col vostro permesso, questa sarà un'era di ordine. Di pace. Roland, sei tu? Oh, è il cacciatore della crema. Lui chiude il microfono che sta facendo qualcosa. Quindi non mi preoccupare. Se adesso non parla per questo motivo qui. Che altro? Ho un piccolo segreto che. Sapete una cosa? Non c'è bisogno che me lo dica. Non c'è bisogno che ce lo dici il segreto, non me ne fotte. Ah, sei arrivato a Banditopoli, eh! Ok, riechimi. Scusate. Sarà bello problemi tecnici. Conosciuta quando ridurrò in cenere quel posto. Ho deciso okay, che ti bella di cui parla parola. Noi non facciamo parlare nessuno, cazzo ce frega. Ci serve il tuo aiuto. Se riesci il nucleo energetico del generatore dello scudo. Io sono un corvo. Ok. Ma io non sono qui. Ecco lo scudo. Ma praticamente no. Trovalo questo. Bene, dovrebbe durare un giorno. Allora, qui c'è un fucile a pompa e un fucile esplosivo. Lei cosa si prende? Fucile a pompa, 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 fucile a pompa. Io lo devo confrontare un attimo col mio, però non lo posso fare. Premo quadrato, allora non lo posso fare. Pezziolo neanche. Vabbè dai. Fanculo. Io mi prendo la mitragliatrice. Comunque quello che fa 21x6 è più buono. Io mi sono preso la mitragliatrice. Che fa più danno della mia. Ah, ma quello esplosivo. Io lo odio. Vabbè allora ragazzi, il video di oggi può finire qui. Nel prossimo episodio andremo a vedere che cosa ci dirà la guardia del cancello. E quindi niente. Tu Sibio, vuoi dire qualcosa? No, niente. Sei sicuro? Ci vediamo. Aspetta, sì. Ho qualcosa da dire. Allora. Non te lo faccio dire. Basta, non parlo più. Vabbè. Basta, ciao, ci vediamo alla prossima, bella.